Inter che dopo il derby ha trovato tre vittorie consecutive, segnando 10 gol, ma prendendone comunque tanti, quindi lasciando sempre, non interdetti, però quell'alone, no, di leggerezza che gli anni scorsi Paolo non lasciava. Roma-Inter può essere probante come appuntamento per dirci qualcosa? Ma è chiaro che numericamente i gol fanno impressione paragonati alla scorsa stagione. Quelli subiti. E io sì, i gol subiti chiaramente. Credo 9, no? In 7 gare. 9 in 9 in 7 7 gare. gare, sì. Ma è proprio qua, va fatta una riflessione perché comunque stanno facendo all'Inter per eventualmente prendere un difensore a gennaio, Ah, ok. anticipare un'operazione. Però qui è anche interessante la cosa perché non è la prima volta che sembra che ci sia una diversità di opinioni tra la nuova proprietà e la dirigenza, che vorrebbe andare su giocatori, come ha sempre fatto, pronti, maturi. Quest'estate non dimentichiamo Hanno preso un giovane argentino che Palacios, per ora ancora fuori dai radar. non sappiamo, e però loro avrebbero voluto prendere giocatori pronti come Hermoso, Che poi è eccetera, andata alla Roma, eccetera, no? certo. Ecco, tanto per capirci, gli venne bocciato. Adesso c'era anche il discorso legato a Tah del Bayer Leverkusen, in Bel scadenza giocatore. quest'estate del 96. Però anche lì sembra che la proprietà non voglia fare un'operazione, comunque anche se a parametro zero, con un giocatore di 28 anni. L'Inter sta seguendo un po' di giovani, tra l'altro questo Bertola, Nicolò Bertola dello Spezia, Sì, che 2003. l'Under 21 ha fatto molto E bene. vabbè, questa è una parentesi, Senti, ma comunque. a te piace anche la Juve? Perché si è parlato di derby Inter-Juve? No, non tanto perché lo considerano bravo, ma un po' lento. Ok. Almeno questo è quello che so, Quello che ti è poi arrivato, magari certo. cambiano idea e lo prendono, però è quello che mi è arrivato, ecco. L'Inter sul campo invece? L'Inter sul campo resta della mia idea, in campionato magari mi sbaglio, dovremmo abituarci a vedere una stagione un po' di transizione, perché in effetti di transizione è la strategia societaria, è quello che deve fare società e allenatori, cioè ringiovanire la squadra e fare rispetto allo scorso anno più inserimenti, lo vediamo Inzaghi, no? Sta facendo più turnover, non gioca spesso come facevo lo scorso anno con la stessa squadra, se non quando ero obbligato. Per cui secondo me in una fase, un po' c'è questo discorso della fase di transizione e quindi dell'adattamento, un po' che la squadra più vecchia del campionato e quindi da un anno all'altro molti giocatori magari non hanno la stessa esplosività, e per Certo. ultima cosa secondo me c'è un po' di inconscio nell'avere magari la testa più sull'andare avanti in Europa. Queste cose sono un po' inconsce, ma Sono quasi relativamente totalmente, inconsce perché lo certo. scorso anno avevano dichiarato che volevano una seconda stella e ci sono arrivate. Però arrivato lì, secondo me, tra la transizione e l'obiettivo, anche perché per una nuova proprietà o per tutti, andare avanti in Europa paradossalmente conta molto di più, no, che fare bene bene in campionato. Però si abbassano anche le probabilità di poterlo vincere, perché il Parliamo campionato di sono molto più finanza. elevate, no? Le Certo. possibilità di Quindi poterlo vincere. io la vedo così, però è chiaro, in una partita secca con la Roma forse non puoi leggere più di tanto. Soprattutto magari è più interessante leggere cosa succede per la Roma, perché dopo un buon inizio qualcosa è un po' rallentato nella nuova Roma di Juric, che però fa sempre dichiarazioni entusiastiche sulla squadra, no? Un po' Cioè, magari, prova a quindi tenere stiamo a alta vedere, sì. l'asticella. Dopo vediamo anche la formazione della Roma. Pancia un po' piena, Elena, per l'Inter. Inconscio, non inconscio, però è così. No, io non credo che abbiano la pancia piena quelli dell'Inter. La penso più come Paolo, che siano più proiettati per la Champions che per il Proprio una campionato. scelta a tavolino. Sì. La cosa Rischiosa, curiosa, però, come dicevi poc'anzi, secondo me rischiosa. sì, perché quante probabilità ci sono di poter vincere la Champions? Ci sono tante squadre più forti, almeno Real Madrid, Manchester City sono più forti Sì, però dell'Inter. Elena, di andare tanto avanti, se vai tanto avanti, a parte il prestigio, anche finanziariamente è molto Sicuramente, importante, quello hai eh? Tanto ne ragione. vince una sempre, tanto ne Certo. vince una sempre, anche in Italia ne vince una, quindi. In campionato, però, di fatto c'hai un unico avversario, è il Napoli, oggi come oggi, perché Milano e Juve le lascio fuori dalla lotta Sono in seconda scudetto, fila. secondo me. E la cosa curiosa che vedevo oggi, le probabili formazioni che davano nei giornali in merito al cambio che fa Inzaghi dei giocatori, Taremi, che avrei pensato essere titolare domenica, in Panchina. realtà lo danno in panchina, Vediamolo perché io l'Inter. pensavo che in Eccola qua. Champions avrebbero giocato sicuramente Lautaro e Thuram, che sono la coppia d'oro, e in realtà no.
Perché evidentemente Inzaghi Paolo pensa che lo Young Boys sia molto più alla portata rispetto alla Roma. Certo, È certo. chiaro. Ci sono Così partite. come la Stella Scusami, Rossa, Paolo, che non è sei un anche calendario tu, scusa, mi ha facile detto sì, per ma gli... eri Paolo tu, scusami. No. No, perché No. quando siamo insieme ci sono tre Paoli. Lo so, ragazzi. San Paolo è un grande santo, siamo onorati di avere questo nome. San Paolo della Croce, a Ovada. San C'è Paolo proprio della la casa Croce di San Paolo della Ovada. Croce, Ok, a Ovada. grazie mille. Tornando all'Inter, devo È dire che vero, ci credo. effettivamente la partita con la Roma non faceva parte di quelle che avevo indicato te perché avevi tolto le Sì. classicissime. È la partita forse più particolare, più struggente, che deve dare delle risposte più forti, sia per la Roma da un lato che per l'Inter dall'altro. Juric sta sempre sul limite, diciamo, questo è evidente. Più che mai dopo i licenziamenti di Mourinho e di De Rossi, paga entrambi, sono accumulati. L'Inter vedo che sta cercando di fare il turnover, come effettivamente diceva la collega e diceva anche Paolo, però non sta riuscendo ancora a trovare un equilibrio di squadra, la compattezza che era la sua forza principale. Ho visto la formazione non mi dispiace, è È quella quella classica, titolare, se quella vogliamo, titolare. eh? Quella È che domani giocherebbe la finale di certo, Champions, qualora una ci squadra, fosse. un termine mi ha colpito, detto da Paolo Bargigia, Sì. No, il da te termine, stesso. sì. Il termine di svecchiamento, il fondo, abbiamo visto noi nel Milan, sappiamo qualcosa, il fondo vuole giocatori già che a 25 anni sono grandi, maturi, sotto i 25 anni, perché vuole sempre che sia un investimento, un acquisto, ma soprattutto come secondo elemento, se vedi la formazione dell'Inter, una formazione che ha 2-3 anni in più di media rispetto ad altre squadre, quindi Ah sì, non è è la giovane. squadra, credo 29, Esatto, la qualcosa, media. Rispetto alla Juve. è alta, eh? Rispetto Sì, alla ma Juve. rispetto anche alle medie in Europa, tranne Sì. qualche eccezione, perché chiaramente è alta, Eh sì, perché onestamente. poi Marcello, cioè, Oaktree è arrivata praticamente a mercato acquisito, però ho l'impressione, come ci faceva percepire poco fa Paolo, parlando di mercato, che ci possa essere una diversità di vedute tra la nuova società e la vecchia dirigenza. Certo, lo capiremo solo a gennaio o al mercato estivo, però ecco, è una cosa secondo me da tenere in conto per il futuro prossimo. Ma scusa, cosa intendi? C'è nuova società? Che non so se Oaktree abbia la voglia di andare dietro alle idee di Marotta, di Ah, Ausilio, così sì. come faceva Zanga nei minimi possibili. Scusami, stavo pensando ai Friedkin. Ah, Scusami, ok, no, beh, ero ci stava. Sono polarizzato situazioni sulla non Roma. simili, però, insomma, proprietà Cioè, americane. soltanto gli interisti si sono messi a esultare quando hanno visto la sostituzione, dopo il pignoramento di Zhang, no? Lo esultavano. Anziché dire porca miseria, hanno pignorato il nostro presidente. No, loro esultavano perché era arrivato uno dei fondi più ricchi. Ma in fondo non è che arriva lì e ti dice: oh, adesso mi raccomando, compriamo tutti, vinciamo tutto. Il fondo viene lì. Prima di tutto per tenere sotto controllo, non devono sforare, perché loro devono rispondere comunque degli investitori. Quindi devono tenere tutto sotto controllo e tutto deve andare secondo logiche predefinite e precostituite. E infatti hanno detto all'Inter che adesso i grandi investimenti se li devono dimenticare. Così come anche hanno detto a Marotta, basta con l'acquistare sempre giocatori a parametro zero che poi chiedono ingaggi altissimi, vai anche tu sui giovani. Quindi è una politica molto più pragmatica di quella che faceva Zhang. Zhang spendeva perché tanto prendeva i soldi in prestito, doveva piacere ai tifosi, allora regalava, lasciava fare a Marotta quello che voleva. Qui Marotta ha dei lacci, glieli stanno mettendo perché loro vogliono soprattutto il pareggio di bilancio, vogliono arrivare al punto di poter poi rivendere la società a una società sana. In questo momento gli interessa di più poter magari riuscire a far costruire lo stadio nuovo all'Inter, che accresce il livello di valore della società stessa, piuttosto Patrimoniale, che certo. comprare dei giocatori che costano un mucchio di soldi. Sì, Zhang con tutte le sue problematiche perlomeno era un appassionato, Ma questo tra dobbiamo l'altro dare. leggevo che l'Inter ha il monte ingaggi più alto della Serie A, quindi Cercare probabilmente anche andare a cercare i giovani vuol dire andare a ridurre gli di stipendi. compensare, Come ha certo. fatto fatto la Juve, vabbè, è chiaro, se ma ha tu prendi i giocatori superato la Juve, svincolati, infatti. di solito È gli la seconda la Juve. svincolati. Di solito gli svincolati sono giocatori maturi, comunque di spessore per Con quelle ingaggi squadre, quindi devi pagare. importanti. Certo. Però, Marcello, può non piacere il pragmatismo dei fondi, però onestamente è l'unica roba che tiene in piedi No, il no, ma club, infatti, perché se sì. no, Certo.
se no rischi lo sfracello Di della fare il Juve passo che che non tu da vogliamo. vicino, no? Che Sì. tu da vicino hai seguito, cioè Con nel la senso, Ronaldata, dici? sì, la No, ma io sono Ronaldata, assolutamente l'ingaggio di d'accordo. No, Vlahovic, gli certo. ingaggi di Di Maria, sta gente qua, i Paredes, 6, 7 milioni a tutti, no? E voglio dire, poi Marotta ha detto una cosa comunque, anche se sicuramente soffrirà per questa nuova filosofia, però ha detto se non ci fossero state le proprietà straniere negli ultimi anni, il calcio italiano rischiava il default, Vabbè, certo. perché onestamente, piacciono o no, Perlomeno post-Covid, loro. E durante il dopo quello, Covid. Paolo, dopo quello che sta succedendo, straniera sarà anche la Juventus, visto che la Stellantis ormai è a senso unico all'estero. Beh, lì Però le però. quote sono di Exor. Sì, lo so, una battuta me la No, consenti, in lui questi giorni diceva in sta succedendo di prospettiva. tutto. Ma Sta succedendo di tutto a livello politico. però c'è da dire che comunque sono presenti perché gli Sì, aumenti sì, di sì. capitale sono arrivati, ci sono Presentissimi. sempre, quindi insomma. Vediamo anche la Roma, la In questo formazione. momento non c'è nessuna intenzione da parte della proprietà di cedere ad altri. Magari un socio, ma non Cioè, di è più cedere. facile, Paolo, che Marcello ceda a lui le sue quote della Juve Certo. che è il cancello. No? Beh, Ma stai talmente poco. trattando. Sei in trattativa. Vabbè. Vabbè. Cioè, dai. Formazione Roma. Mille azioni, cioè, non è che. Attenzione. Buttere, le azioni sono meno che zero. 3-4-2-1, Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, quindi potrebbe esserci spazio per lo spagnolo dal primo minuto, con Angelinho che va a fare l'esterno a sinistra, Koné e Cristante favoriti su Pisilli, Silic a destra, Dybala recupera, Pellegrini nonostante il brutto periodo titolare, Dovbyk recupera, anche lui sembrava essere in dubbio, invece c'è Sulle? sulle panchine, Purtroppo come sta sempre succedendo per. lo metteva. 30 milioni veramente non si sa dove siano stati buttati per ora, siamo solo a ottobre. Simo, Che le poi secondo ultime. me Dybala e Sulè possono giocare insieme. Certo. Per me sì. Per me Nel sì. calcio di Juric, tu Ah, ecco, hai nel calcio di Dovbyk, Juric no. lui poi gioca a No, certo. due, va, dipende, insomma, però, insomma, lui ha fatto capire che Sulè lo vede poco. No, volevo solo, Prego. Dire. diciamo, dire una cosa rispetto a una parola che è stata detta poc'anzi. C'è Sì. una parola che deriva, l'etimologia della parola pignorare deriva da pignorant, pignoras, pignoracolo, quindi No, tre vabbè. parole che vengono dallo spagnolo, dal greco, dal latino, che non vogliono dire assolutamente quello che è successo a Dai, Zhang. vabbè, dai, lo so che vi dà fastidio sta cosa, ma la realtà dei fatti è quella, è È stato pignorato, successo. Zhang è Ma stato io volevo stare pignorato. sulla È successa parentesi, faccio un'altra vedere la formazione cosa, della lingua Roma e tu mi fai latina, l'etimologia della austro-bocca, parola ditelo come pignorare. volete, Il ma signor questa. Vinci, che è molto più acculturato di me in Sì, fatto di Simo. italiano, mi Ah, potrà dire vabbè, sì. bene se ho No, sbagliato qualcosa. è un termine giuridico per il quale non è proprio esatto pignorare, ma significa la stessa cosa. Vabbè, ma torniamo Però sulla non è partita. esatto, non è Simone, guarda esatto. me, Simone, ascoltami. Pignoras, pignorante, Simone, pignoracolo, pignoracolos. torniamo Il sulla partita. pignoracolo sei tu quando ti metti il cappello. Allora, mettiti sto cappello e dici come Tu sei finisce Roma-Inter, su. pignoracolo. Eh? Meglio che questa fuga nei Eccolo termini, lì, il vai. pignoracolo. Se vuoi sapere della Pignoracolo. partita tutto quello che accadrà, Simone Barbato te lo dirà, tutto quello che accadrà. Ecco. Benvenuti all'Olimpico, signore e signori. Juric questa sera si gioca buona parte della sua conferma in giallorosso dopo il deludente pareggio contro il Monza. L'Inter invece ritrova Nicola Barella e con il guardiano dei nuraghi assente contro il Milan cercherà di sbancare la capitale. Grazie Roma, grazie Roma, fateci largo che passiamo Da noi. bere. Sti giovinotti da una parte e dall'altra, ole, 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 Inter, Inter, siamo noi, campioni dell'Italia siamo noi, ma tuffiamoci nella partita. Subito il guardiano dei nuraghe che manovra centrocampo, gli sfila il pallone da sotto il naso, Paolo Dybala come un ladro di gioielli, furtivo e silenzioso giunge sul pallone con meno Barella gioca rumore di con un il Milan. Ronzio di Detto non mosca, giocava col effettua Milan, un tiro a giro e la che palla c'è? carezza al lato destro alto e la palla carezza al lato destro. Se mi parlate sotto il pendolino ha un attimo di Prego, interferenza. prego, prego. Scusate,
Scusate, devo riprendere. Sono discoli. Effettua il tiro a giro e la palla carezza al lato destro alto della rete interna della porta per poi gonfiarla del tutto solo in un secondo momento insieme all'ovazione di tutto l'Olimpico. 1-0 per la Roma. Ora l'internazionale mette in campo tutto l'orgoglio con l'armeno che va come un treno. Mkhitaryan. È arrivato l'armeno che va come un treno con Mkhitaryan che prova a fare viaggiare Thuram, il quale scarica per Di Marco che a sua volta imbecca Lautaro al limite dell'area che tocca di tacco, tacco di tocca di tacco, tacco. Per lo stesso Mkhitaryan che prova la botta, la palla nel sacco dei sogni neroazzurri, l'armeno fan di Albano Carrisi fa 1-1. Attenzione ancora l'Inter con Bastoni che da un saggio di tecnica personale, effettuando un lancio col contagiri alla Georg Gatos per la testa di Thuram, e la capocciata vincente a Roma capoccia, la capoccia di Marcus fa 2-1 per l'Inter. Attenzione, siamo al 90esimo, il quarto uomo dice 2 minuti di recupero. Ora lo spartano Acerbi si stacca dalla difesa, salta un uomo, serve Barella che la mette in mezzo di testa Mkhitaryan. E il 3-1 che sancisce il risultato finale della partita. È finita la sfera magica, l'Inter batte la Roma. 3-1, Paolo, a te la linea. Grazie. Ha sempre, con la sfera magica l'Inter non ha mai manco No, pareggiato. scusami, L'Inter permettimi una. non si capisce l'entità interista, secondo L'entità me. credo Ma che permettimi sia una fuori cosa, dall'Inter. scusami, è sempre lo stesso Sempre. spartito. Questo è il termine tuo. È sempre lo stesso L'Inter che spartito. sta Va, perdendo e poi la la ribalta. squadra che perde, tipo l'Empoli in vantaggio contro il Napoli, è il ribaltamento della tua squadra. È sempre il solito spartito. Cambia un po' la trama, dai. Cambia. È vero sta cosa, non ci avevo fatto caso. Non ci avevo fatto Ma non caso. No, ma poi lì nota che se c'è l'Inter, l'Inter mai che pareggia, Ma mai mai che vince. perde, vince sempre. Hai rispoggiato Strano, Georgatos addirittura, eh? eh? Georg Gatos era un giocatore tecnicamente fuori dalla media, diciamo, aveva un sinistro. Ecco, l'Inter nella storia ha avuto grandi terzini sinistri, Roberto Carlos, Bremer, ma anche Georg Gatos metto insieme a questo gruppo di sinistri. Sei goduto solo Bremer di questi tre, però. No, Io? l'Inter. No, io ho visto sia Bremer sia Sei Georg goduta solo Bremer di questi tre, l'Inter. Gatos. Roberto Carlos, se l'è goduto l'Inter. Non fece No, malissimo. l'aveva andato via Georgatos, perché se l'è goduto. Oxon l'aveva dato via perché aveva Appunto. Pistone Sì, che ma proteggeva un Capello po' gli di più. disse poi Appunto. appena arrivò a Real Madrid che non ne aveva mai detto come si giocava a pallone. Richiamo anche due parole alla Roma. Secondo voi come ci arriva la Roma di Juric alla partita con l'Inter? Può essere una sfida spartiacque, una di quelle sfide che se riesce a impattare nel modo giusto, a ottenere il risultato, ti fa svoltare la stagione, ti fa prendere fiducia nei tuoi mezzi e nelle idee dell'allenatore? Beh, sicuramente ci arriva in un clima un po' di perplessità. Basti pensare che circolano voci, e secondo me non rispondono al vero, che addirittura se Juric dovesse perdere potrebbe tornare De Rossi. Esatto. Però questa cosa Ma De non Rossi ha. tornerebbe? No, no, no. L'unica cosa è che però Deve De Rossi ha tornare. ancora 3 anni di contratto, 7 anni di quindi se glielo contratto. imponessero. Però cioè, non ha riscontri sta roba. Io ti Ok. dico a livello di voci, È solo una da fantasia roba. di piazza, per Poi, per ora. carità, i Fredkin ci hanno abituato a tutto, no? Quindi, Vedo no. io, ma. Niente. E È poi? un attimo un'incursione di Fonseca. E poi praticamente c'è il tema di vedere se il pupillo di Juric, Dybala, riuscirà a fare tutta la partita, un pezzo di partita, ad essere più o meno decisivo. Ecco, questo secondo me è un po' il tema. Ok, assolutamente, sì, Dybala lo aspettiamo sempre tutti, Se fa Paolo. tutta Un po' la partita difficile di che Dybala giochi Se tutta la fa tutta la partita. partita di Dybala, la prossima non gioca. Sì, tutta la Ah, è partita. È probabile, cioè. difficile che giochi tutta la partita, però voglio dire, è uno snodo importantissimo Roma-Inter. Roma è importante per l'Inter, abbiamo già visto, anche se qualcuno già sa il risultato, ma è importante molto per la Roma. Juric penso ce lo porteremo la telenovela fino alla fine dell'anno, se lo esonerano o non lo esonerano, sì o no. Ma non credo, Non ma a parte che è credo. un contratto fino a fine stagione, non Sì. è che poi sia una cosa, Però più ogni che altro vedere volta se si lo sta dicendo che lo rinnovano. portano, lo mandano via, quindi stabilmente. Non so, ho qualche dubbio. Dybala è un campione, secondo me, che purtroppo ha delle fasce muscolari molto opinabili e una soglia anche del dolore che non è estremamente elevata, quindi Certo. non stringe neanche i denti lui, lo È una sappiamo. psicologia labile. Esatto, Marcello, non voglio dire una cosa così pesante, però Marcello lo conosce meglio di me, quindi sa benissimo che c'è questo dittongo, questa situazione, questo cumulo fra una situazione di muscolare precaria e un aspetto psicologico che non è eccelso, ecco, non stringe i denti. Non stringe i denti. Elena, su Dybala? Ha detto
La penso esattamente come il collega, è troppo fragile a livello muscolare. Ti può Grazie, fare un terzo delle partite del Massimo. campionato Sei contento bene, i due terzi che assolutamente no. Ok, Non lo quindi puoi non ci puoi schierare, fare lo puoi troppo schierare con affidamento. magari nel secondo tempo per 20 minuti, per Ci sta. tentare di vedere se riesce a fare la differenza. Ed è un grandissimo giocatore, eh. Fa la differenza, esatto, se sta bene. No, No, dai, se sta bene, dai, se ragazzi, sta bene Dybala. Marcello Però è un Dybala. se, è No, un se. capito, Sono dei infatti, ma numeri se che lo se sta messo, non so bene. se sta Questo bene. sì. Se discutiamo anche Poi, Dybala tecnicamente. poi però alla fine, adesso lui a Roma, i tifosi, che secondo me hanno sempre una visione molto limitata delle cose perché non sanno tutto, cioè hanno esultato quando lui non è andato in Sì. Arabia. Però il tema è che non è che lui per amore della Roma non è andato in Arabia. Lì, Si è messo gli addetti ai d'accordo. lavori ti raccontano, no, che praticamente non c'era stata certezza sui soldi che gli avevano promesso Certo. e che avrebbero dovuto prendere e sottoscrivere gli intermediari. Quindi, ecco, mettiamola così. Più o meno Luciano come Moggi, Luca è andato a come cercarlo l'ultimo nell'ambito ragazzi, ragazzi, un italiano, secondo, Paolo. fatemi salutare il nuovo ospite, Luciano Beh, Moggi, ciao meno male, Luciano. avete fatto finta tutti di non Che tu vedermi. non ci Ti ho fossi. salutato, direttore. Ma ti ho preso all'improvviso, ero dietro a Davide. te, scusa, non... Lascia perdere, ti perdono però, dai. Quindi Ciao adesso Luciano. inizia la trasmissione e parte la sigla. Sigla. Adesso No, facciamo no. partire la sigla con lui e la parte dopo la sigla. Ma Ci ha con già fatto lui è due o già tre partita. pronostici, Ci ha già eh? dato due pronostici, uno peggio dell'altro. Ma Tutti in lui, coloma. guarda, lasciamo perdere, poi te lo dico dopo, dai. Senti Luciano, so che volevi dirci qualcosa giustamente No, da... io non volevo dire proprio niente. No, no, che devo dire? Domandatemi voi, se so rispondo, se non so non rispondo. Questione Ultras, allora, ultime notizie. Siamo a ieri, è stato indagato, è stato, non è indagato, è stato interrogato Çalhanoğlu dalla Mobile, dopo Barella e Inzaghi, anche un altro giocatore dell'Inter, insomma, che viene interrogato. Ha ammesso Çalhanoğlu di aver avuto a che fare, di aver avuto contatti con i capi ultra Marco Ferdico e Antonio Bellocco, nonostante la società gli avesse sconsigliato di farlo. Per lui si parla, attenzione, di una squalifica, perché siamo nel campo chiaramente del diritto, sportivo, che potrebbe essere sull'una o due giornate. Infatti, secondo l'articolo 25 del codice di giustizia sportiva, in particolare al comma 10, è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Quindi chiaramente incrociano le dita i tifosi dell'Inter per non perdere Çalhanoğlu in campo. Invece su questa questione, Luciano, chi è che sta perdendo sulla questione ultras e società? Ma guarda, se guardiamo quello che è successo a Andrea Agnelli, praticamente c'è un filone e basta. Però questa qui è una logica che non resiste. Lì il problema è di chi ha dato la possibilità di ricattare le società di calcio, praticamente, e questo è il punto importante. E questo è soltanto quando voi andate a cercare il perché, voi trovate una legge che praticamente dà una pistola fumante in mano ai tifosi. I quali tifosi dicono o ci date dei biglietti oppure noi vi facciamo pagare multe alla federazione, multe praticamente salate, e le società di calcio si devono difendere così. Se invece, al contrario, fosse abrogata questa legge, la responsabilità oggettiva, praticamente le società si dovrebbero difendere da sole, potrebbero praticamente diciamo, anche dare aperture su quello che succede nelle curve, denunciando praticamente chi fanno disordini. E a quel punto lì praticamente potrebbe. Sto parlando io, scusa, è inutile tu alzi il dito. C'è No. tempo per tutto. E a quel punto praticamente sarebbero le società responsabili praticamente di un qualcosa che potrebbero denunciare. Così invece cosa succede? Succede che praticamente devono sottostare al. E poi il fatto di parlare con i tifosi. Ma se uno conosce una persona, ma non vedo perché non debba parlare. Se poi tu stai fermo, è inutile che tu fai con le mani così, dai. Non vedo perché non debba parlare. Se non parla praticamente di cose inerenti al calcio, che sostanzialmente possono prevedere un risultato di una partita, il resto ne posso parlare. Ma sai quante volte a me hanno detto io metterei questo giocatore anziché un altro? E io dico facciamo, non ti preoccupare, ma proprio facevo quello che volevo io. Questo è il concetto di base, che se poi invece andate a trovare quello che hanno fatto ad Andrea Agnelli, allora dovete dire che praticamente devono punire. Questo è il punto. Ma la sostanza qual è? È chi ha fatto questa legge, la responsabilità oggettiva, sapeva perfettamente, perché vedi,
Se anziché mettere 10 tifosi, 10 poliziotti, ne metti 100 in una curva, probabilmente stanno più calmi. Ma la realtà qual è? È che si mettono pochi poliziotti, i quali non vanno in curva, e la sostanza è che succedono queste cose, e poi dopo, quando sono successe, tutti dicono: ah, vedi che quello che c'è nel calcio, eccetera. Bisogna prevenire nel calcio, come nella vita, bisogna prevenire. Quindi questa responsabilità oggettiva è l'oggetto di un qualcosa che ha fatto praticamente della società di calcio delle vittime. Questo è quello che Non hanno le sostanzialmente. spalle coperte, Non diciamo. hanno le spalle coperte, perché se la federazione dicesse: perfetto, allora togliamo la responsabilità, mando 100 poliziotti in curva, anziché 10, che tra l'altro, se poi ci parli con quei 10, ti dicono: ma chi me lo fa fare ad andare in curva a pigliare le botte? Mica mi pagano per questo. Succede anche queste cose, eh? A me sono successe. Quindi, voglio dire, lasciamo perdere quello che adesso interrogano i I dirigenti, ma giocatori. cosa vuoi, o i giocatori. Giocatori, come parlano con i giornalisti per avere voti più alti nei giornali, e parlano anche con i tifosi per non essere spinacchiati se giocano male. Questo è il. Forse non ha. Non ha, cioè, bisogna afferrarle bene queste cose, soprattutto chi ci ha vissuto. Io ci ho vissuto, quindi vi posso dire con tutta tranquillità, non lui che fa i balletti, ma io vi posso dire con tutta tranquillità praticamente che è una cosa. Parlare e disquisire su un qualcosa che normalmente riguarda una partita, nel senso: questo ha giocato male, questo ha giocato bene, perché i tifosi solitamente dicono questo: levate questo, mettete quell'altro, ma poi fai come ti pare. Per cui il problema di fondo, parlare con la polizia, parlare con i dirigenti delle società di calcio, questi non sanno niente, e da lì non esce proprio niente. Poi dopo, se vuoi usare il pugno che hai usato con Andrea Agnelli, allora punisci, ma è una cosa fuori posto, questo è il punto. Adesso hai la parola. Io stavo per dire una cosa che dal punto di vista tecnico e giuridico ha perfettamente ragione il direttore, ti stavo dando ragione. Stavo dicendo la Vedi, responsabilità così mi piace, la così. responsabilità oggettiva è un obbrobrio del diritto sportivo, non esiste dal punto di vista penale, nella sanzione penale della responsabilità, Ma perché la penale è scusa, soggettiva. e poi ti ridò la parola. Ma tu capisci che a loro dà la possibilità di ricattare e poi punisci quelli che Certo, la società praticamente è no. terza, io non c'entro niente. La responsabilità oggettiva sta nel campo civile per quanto riguarda i genitori nei confronti dei figli, i proprietari dei cani, per rapporti, diciamo, di un diritto ancora arcaico che viene anche centellinato in un certo modo. Nel diritto sportivo si creano condanne, processi, situazioni facendo pagare la società. Se c'è Anoglu ha sbagliato perché ha sanzionato una norma, deve pagare lui, ma non la società. Se Calabria ha sbagliato perché ha violato una norma, deve pagare lui Calabria e non la In questo caso società. però pagherebbe Sì, no, ma Calhanoglu. Però il collega Io penso sta che il dicendo che secondo la direttore. responsabilità oggettiva, Anche la se società avrebbe delle Calhanoglu ha multe. sbagliato, dovrebbe essere punita anche Ma lui. Però vengono il fatte delle giocatore del cose talmente Milan. Sì, distorte, ma mica solo nel ma è il diritto calcio. sportivo che non Ascolta, vale. posso. È Ma quello. vengono fa ma nella vita, nella vita, nel calcio succedono delle cose un po' particolari. Per esempio, tanto per farvi un esempio di quello che può succedere, e che magari non riguarda neppure il calcio direttamente. Oggi praticamente è stato inviato a 14 persone di pagare praticamente le spese del processo agli avvocati della federazione. Sapete chi è apparso con la qualifica sua in questo elenco? Meani, che era sparito completamente dalla circolazione. Adesso invece, come dirigente addetto all'arbitro, deve pagare una somma. Quindi che volete dire? Lasciamo perdere, facciamo quello che dicono. Tu Marcello, cos'è che invece pensavi sulla situazione Çalhanoğlu, che so che ieri ti sei parecchio scaldato a riguardo, giusto? Sì, perché poi il punto è quello che ha detto Luciano, cioè nel senso che noi abbiamo assistito già a un processo analogo, no? Una stessa inchiesta a Torino e abbiamo visto com'è finita, proprio anche a livello sportivo, perché a livello penale la Juventus, avendo denunciato, si è tolta dai guai, no? È stata una delle pochissime, cioè a denunciare gli ultras l'hanno fatto la Juventus, Lotito,
Forse in un'occasione, se ricordo bene, Marcello, Gagliani, scusa, forse. Marcello, scusa. Allora, lo Tito è 10 anni che viaggia con la scorta per questo motivo. E la Juventus è praticamente nelle persone di Agnelli e compagni hanno avuto squalifiche praticamente punizioni. Anche De Laurentiis. E De Laurentiis. Volevo arrivare al punto che dicevi tu. Cioè, nel senso, benissimo, abbiamo già assistito a una cosa del genere, la giustizia sportiva ha messo sta norma giusta e ingiusta della responsabilità oggettiva, come l'hai applicata con la Juve? Benissimo, ora la applichi anche per gli altri. Sì, tutto no, qua. No, ma... Questo è quello che ci aspettiamo, ma non avverrà questo, io no, penso ma, che non avverrà ma questo. Ma vedi, Marcello, è anche giusto che non avvenga, perché ravvedersi praticamente nella vita è sempre una cosa buona, no? Perché non puoi sempre battere sullo stesso chiodo. È vero che combattere la Juventus significa andare sui giornali, fare tutto quello che sostanzialmente con altri non fanno, però è anche giusto che una persona ragioni e dica: ma perché ci deve essere questa responsabilità oggettiva che permette ai tifosi di ricattare le società di calcio e nel frattempo io, federazione che emetto questa legge, prendo anche soldi delle multe? Finché c'è, ho capito, allora, ma la riforma e la rimoduli, oppure finché c'è la devi applicare sì, uguale per no, tutti. No, ma io sono d'accordo su questo, però ecco, si sbaglia due volte in poche parole. Perché ah, sì, poi sì, no, anche tre, a me anche fa quattro, ridere, però. Io l'ho vissute, a me fa ridere sentire le persone, praticamente la polizia che parla con i dirigenti, ma cosa vuoi che dicano i dirigenti? Se telefona uno con il quale tu magari hai anche non un'amicizia, ma lo conosci perché al campo viene, eccetera, e ti domanda qualcosa, oppure ti dice anche al limite chi gioca domani, ma che problemi sono questi qui? Magari gli racconti che gioca uno e poi ne gioca un altro. Beh, lì c'è tutto il problema riguardante i biglietti, che effettivamente era una cosa che bisognava evitare di concedergli, perché secondo me. In questo, quando loro dicono noi siamo parte lesa, io ho dei dubbi che siamo parte lesa nel momento in cui ti chiedono dei biglietti in più e tu glieli dai, gliene dai anche di più di quelli che ti hanno richiesto. Cioè, non credi va bene. A me, poi credi che i calciatori abbiano delle frequentazioni con i tifosi, l'abbiamo me, visti dai Marcello, tempi di Noè. Questo. Marcello, credi a me, qua ti trovi in certe circostanze che per evitare disordini, ma sai che le punizioni che. E danno mica sono scherzo, quindi vengono tirati fuori dei soldi che sicuramente valgono. Certe volte uno può dare anche. Io, per esempio, a me è capitato tante volte di avere. Ci danno altri 10 biglietti. Io, sai che facevo? Dicevo, ragazzi, attenzione, io se la partita me lo permette, vi posso dare anche 10 biglietti in più, ma attenzione, se fate qualcosa che non funziona ora o durante o dopo. Io vi tolgo questi e quelli che vi ho dato. E con me non è successo mai niente, anche perché ho avuto dei rapporti abbastanza ecco, io per esempio... Schietti. Io per esempio, con dirigenti delle curve, io ho sempre parlato all'inizio perché non venisse fuori il casino dopo. E mi sono sempre trovato bene, ma mi sono sempre trovato bene perché magari ho avuto il coraggio di parlare e di dire i modi comportamentali quali erano, ma attenzione. Se poi dopo noi ci troviamo di fronte a una curva come quella che è stata descritta, e lì è più difficile, attenzione, sono 25.000 persone più o meno nella curva e non ci vorrebbe un poliziotto o 10 poliziotti, ce ne vorrebbero 150. Spesso in queste circostanze la Digos, che partecipa, questo te l'avrà sicuramente raccontato anche Andrea Agnelli, quando partecipa a quelle riunioni tra società e tifosi, alla fine la Digos dice quello che dici tu, dice oh, vabbè, accontentateli così non facciamo casino, così non creiamo, non disturbiamo l'ordine pubblico, eccetera. Ecco perché quando dico la Digos sapeva. Adesso però si è aperto un filone d'inchiesta che tira dentro l'andrangheta, la società, la criminalità organizzata, lì è un gran casino. E certo. Adesso il fatto che Çalhanoğlu, per tornare alla domanda che mi ha fatto prima Paolo, Çalhanoğlu va e fa quella dichiarazione di caro Paolo, gliel'hanno detta gli avvocati dell'Inter di ripeterla esattamente così. Vai e di sì, ho avuto rapporti, ma la società non sapeva niente. Non poteva dire che non aveva rapporti visto che c'era l'intercettazione. Paolo Bergigio, sì, ma voglio dire, però, se noi sosteniamo
che il principio della responsabilità oggettiva sarebbe una roba da togliere e condizione mettere le società sotto. Nel diritto sportivo. Sì, responsabilità oggettiva, stiamo parlando di calcio, quindi nel diritto sportivo. Certo, non dico in assoluto. No, continua, lascia stare lui. Non ho capito perché Paolo, non ho capito perché mi hai fatto... Vabbè, parla da solo. Prego, vabbè, ragazzi, non ci sono sei trasmissioni, ce n'è una qua. Okay. Vai Paolo. No, e quindi sto parlando di intervenite, no? Perché sennò stiamo parlando di calcio, è ovvio che sto parlando di responsabilità oggettiva di diritto sportivo. Cioè, non è che ci interessa l'altra roba, non è che ci interessa il cane che morde uno. Stiamo parlando di calcio. E io sono d'accordo con Luciano che dice che la responsabilità oggettiva è quella che sottopone le società ai ricatti dei gruppi organizzati. Quindi secondo me noi dovremmo essere abbastanza poco colpevolisti in questo caso nei confronti dell'Inter e di Çalhanoğlu, perché già le società sono sotto ricatto. Se tu addirittura le penalizzi in modo grave, praticamente fai ancora più il gioco dei gruppi organizzati, hai assurda, capito? La cosa assurda. È vero o no? Perché se noi invochiamo la pena massima per l'Inter e Çalhanoğlu, allora mettiamo la pistola con il proiettile inserito in mano agli ultra, che è la prossima volta. L'unico discorso giusto che ha fatto Marcello è: se hai punito ingiustamente la Juventus, si deve punire tutti quanti. Sì. Ma è l'ammissione di una colpa che praticamente non esiste, questo è il fatto. Perché tu hai praticamente un qualcosa di talmente... Ora voglio vedere chi evita... Rispondi al telefono, ti dice... No, vabbè, ma è una follia, non puoi mettere... Un'ultima cosa, 30 ti prego. Un'ultima cosa, 30 Vai. Secondi. Però queste cose poi avvengono in proporzione più o meno da sempre e in tutte le realtà calcistiche. Il problema è che esplodono quando poi la magistratura vede cose legate all'associazione delinquere, infiltrazioni mafiose. Perché anche a Torino, se non sbaglio, a memoria, la prima inchiesta fu per le infiltrazioni... Alto Piemonte si chiamava... Fu per le infiltrazioni mafiose in curva. Però Paolo, ti posso dire una cosa, è vero, adesso purtroppo... ci troviamo di fronte a un fenomeno abbastanza importante, ma chi l'ha creato? Mica le società di calcio. Ah beh no, certo, per quello che io dicevo che non andrebbero penalizzate. Però ragazzi, no, mi devo fermare, Elena, vi prego, Paolo, ragazzi, mi devo fermare, sono in ritardo di 5 minuti. Aggiungo solo una controllo cosa sulle rispetto a quello che ha detto il direttore, che nel caso in cui non venissero punite Inter e Milan per questi fatti, a mio modo di vedere ci potrebbe essere un'evoluzione giurisprudenziale del diritto sportivo che porterebbe poi alla modifica della regolamentazione, come nel diritto classico la Cassazione fa giurisprudenza e poi il legislatore assorbe. Questa è la speranza, cioè, però esatto. È un mondo arcaico. Sarebbe auspicabile. Sarebbe un mondo auspicabile, arcaico, perché qui le intercettazioni sono uscite per reato di mafia, per reato mafioso, non sarebbero mai uscite se fosse stato per il mondo del calcio. Questo è il concetto. Vero. È come quel discorso della responsabilità oggettiva che facevo riferimento. Ma Torino uguale? Ma Torino avvenne la stessa cosa. Partì, come ha detto Paolo, l'inchiesta al Topianonte, poi la Juventus andò a denunciare, fece denuncia, e partì l'altra inchiesta parallela che si chiamava Last Banner, che si occupò soltanto della curva della Juve. Certo.